amore, allucinante, ho scoperto una cosa. Dimmi, amore. Frank Provost è Teschio Rosso. Cosa hai detto? L'Hydra. Frank Provost, no Provost. Adoravo Chris, era una delle migliori ballerine. Ma non so cos'altro dirvi, mi dispiace. Insomma, bimbi, pomeriggio di sabato, è sabato, ci stiamo rilassando con i nostri 4.000 canali disponibili e stiamo guardando Rai 4 con questo... Cos'è questo? The Good Wife. Attenzione che Paola Bellina ha preso un po' di influenza, quindi sta poco bene. Noi siamo con lei, ne approfittiamo per salutarla. Siamo qui, insomma, sul divano a fancazzare come sempre, perché insomma il fine settimana è fatto per quello. Il fine settimana proprio va bene, è fatto per riposarsi. Proprio per non... vedi che se ne va anche... Anche lei la dice basta, a me mi avete rotto le scatole perché occupate il mio divano, perché ora è suo il divano. E ti spinge anche con le zampine, deve vedere la sera di titiosa, no? Così, perché Bellina ormai è tutto suo qui dentro, ormai noi siamo solo delle pedine al servizio dei suoi scopi. Ma sentiamo dalle vive parole di Paola De Pierno, che risalutiamo, che cosa ne pensa di questo primo mese, cioè primo mese, Matteo, ora quasi due mesi, no, quasi no, insomma un mese e qualcosa. Cosa con Leila? Scusate, lo posso rilasciare interviste adesso, per favore. Bellina si sente poco bene, ragazzi. Questo sarà un video non triste, però diverso dal solito, perché Paola si sente poco. Non sarà qui con noi. Oggi Bellina proprio ha preparato un pranzetto, tac, e quattro salti in padella. Amore, c'è nessuno. A posto. Ogni tanto Leila, cioè, protegge casa Taddierno abbaiando al niente. Che cazzo vi devo dire? Oggi dicevo che Paola ha preparato questi quattro salti in padella. Questi sono del signor Buitoni. Quattro salti in padella. Ah, quelli sono i quattro salti in padella. Bel tesoro. Gli gnocchetti alla sorrentina. Tipo tre o quattro ne ha mangiati anche lei, tre o quattro, insomma, ne ha mangiati anche Leila. Devo dirci una cosa. Questo è un video un po' strano, ragazzi. Lo sento, lo percepisco. Sento un tremito nella forza. A tal uopo, insomma, vi volevo dire che la prossima settimana, il 7 di giugno, è un anno che io e Paola siamo sposati. È una grande emozione. Un po' perché il tempo che passa, che fugge, che vola e che tutto porta via, ma anche che ti riporta indietro poi alla fine. Come? Un video un po' strano, ragazzi, lo sento veramente, cioè non riesco. Però è un anno che io e Paola stiamo insieme e uno dice: in quest'anno che cosa è cambiato nella vostra... Oh, lei mi ha rotto con... Sento, lei ragionami un fondo. Sei pianata, è un must. Cioè lei proprio, sento, lei mi infonde proprio. L'infermerata. Sì, l'infermerata di Atwi, di Dove Vi Wawate, di IR, che fa anche questo di... Cos'è, ha detto? È un anno, uno dice, cos'è che è cambiato nella... Me lo fai abbassare? Ma mi fai sentire, io sto cercando di aprire perché lui è dentro. Te puoi abbassare. Ma se è dentro, ci avrà le sue orte. Guarda, attenzione che ti tiro la merda ciabatta. La merda ciabatta. Uno dice cos'è cambiato nella relazione, grazie, niente, in pratica non è cambiato niente, se non che appunto Paola ora prepara i quattro salti. Perché i primi tempi, visto dai primi giorni, te fonto che i primi tre giorni vattro che si era sposati, l'altro anno, Bellina veniva, buongiorno amore. Si svegliava la mattina, la colazione, il pranzo, diceva guarda cosa ti ho preparato, capito? La notte preparava i croissant, la mattina si svegliava di buon grado. Andava a cogliere l'arancia, ma dai, alla mattina mungeva le mucche, tipo faceva queste cose lì, no? Si alzava presto. E poi a pranzo diceva amore, ti ho preparato questo pranzo con tanto amore. E invece ora, visto, vieni giallo. Comunque siamo, a parte gli scherzi, bimbi, un anno fantastico, dove in pratica sono successe tantissime cose. Bellina, Paola vuole seguire, cos'è da CSI? Sì. Che cosa? Don Camillo? Don Camillo? Ma guarda Bellina, cioè ti sposta il piede, guarda, va. Ah, guarda, ma guarda, guarda.
T'ha buttato fuori, guarda, col piede. T'ha buttato giù dal divano. Come dov'è fa? La capinera? Come fa? La capinera? Chi è la capinera? Leila è di là nel corridoio perché si è rotta le scatole di seguire. Cos'era? Genocidio a Manhattan. Genocidio a Manhattan. Perché Paola fa, oltre a tutte le cose che ha fatto, che ormai le conoscete. Aspetta che ho le mutande e mi stanno strappando il culo. Oltre a fare tutte le cose che ha fatto nella sua vita, faceva anche lo showrunner nelle serie televisive, no? Dava anche i titoli poi alle serie, quindi Genocidio a Manhattan, che non è mai andata in onda per la sua eccessiva violenza, però Paola ha anche scritto il pilot e alcuni episodi di The Walking Dead.